Buongiorno a tutti quanti. Siamo sul quarto messaggio. Vogliamo parlare oggi di dell'essere perspicaci. Una di quelle parole che si usa un po' poco, vero? Perspicace. Una che ha qualche cosa che ha a che fare con i cinque sensi, col fatto del vedere. C'è un motto popolare che dice che non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire e peggior cieco di chi non vuol vedere. Sembra una battuta spiritosa, ma qualche volta è proprio così. È la realtà che spesso, come noi uomini e donne, vediamo ma non vediamo, vogliamo non vedere. Abbiamo occhi per vedere, orecchi per sentire, sentiamo e guardiamo, ma alla fine quello che vediamo è soltanto una cosa differente da quella che è la realtà. Tutto quanto viene filtrato e distorto da degli occhi particolari che noi abbiamo, dalle percezioni delle cose che noi abbiamo. E alla fine vediamo soltanto quello che ci fa piacere di vedere, non quello che realmente è, quello che fa comodo a noi. Ora, se questo è vero come vedenti, come esseri che vedono, alla stessa maniera lo è come credenti, persone che credono. Vediamo la creazione di Dio, tutto quello che di bello ha fatto Dio, vediamo la croce, vediamo la salvezza che c'è in Cristo, vediamo che le cose come Cristo può cambiare, come ha cambiato le nostre vite, ma stiamo realmente sentendo e vedendo? Capiamo che cosa sta succedendo nel mondo spirituale della nostra vita? Sappiamo filtrare queste informazioni di grazia, di perdono, di vita eterna? Paolo in Filippesi dice che possiamo essere perspicaci. Allora, piccola spiegazione di che cosa significa essere perspicace per chi non si ricorda queste parole. Qui vi devo dare una piccola lezione di latino. Viene da perspicace, è una parola poco usata, viene dal latino perspicacis, che viene dal verbo perspicio, che è composto da spicio, spia, vi suona familiare spia? Spicio significa guardare, più il suffisso per. Voi che andate a scuola, quando dovete moltiplicare, che segno mettete? X, che è? Si dice anche? Per, ok? Perspicace significa guardare in una maniera aumentata, qualche cosa che aumenta la nostra visione. Essere perspicace significa avere una lente di ingrandimento, anzi un microscopio che ci fa vedere di più di quello che vediamo ad occhio nudo, anzi ci fa vedere cose che non vedremmo ad occhio nudo. E ci fa vedere l'essenza delle cose, i microscopi atomici ci fanno vedere l'atomo all'interno, noi non vediamo com'è la struttura, ma con il microscopio atomico possiamo vedere l'essenza, la natura di quello che è dentro. Paolo afferma in Filippesi che in Cristo possiamo avere questa vista che va in profondità, che va dentro le cose, un microscopio che analizzi veramente chi siamo. Mi dai Matteo la prima? Filippesi 4, versetto 8. Dice, quindi fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelli in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Allora, come faccio a far funzionare il microscopio per vedere la natura profonda delle cose dove vivo? Anche stavolta dobbiamo vedere quello che dice realmente Paolo, e lo faremo vedendo ogni parola e come questa parola si applica nelle altre parti della scrittura, e vedremo come possiamo essere perspicaci. La prima sembra una cosa stupida, quindi, perché quindi? Quindi è una parola importante, loipon. Normalmente Paolo usa questa parola per chiudere un insegnamento. Lui in pratica prima insegna tutte quante altre cose, alla fine dice loipon, quindi, qui c'è un versetto di Efesini 6, 10, del resto, loipon, fortificatevi nel Signore e nella forza
della sua potenza. Allora, che cosa aveva insegnato prima in Efesini? Aveva insegnato una marea di roba. Aveva insegnato dal versetto 5, 21, dal capitolo 5, versetto 21, al capitolo 6, versetto 9, aveva parlato di imitare Cristo, del rapporto tra mariti e mogli, tra genitori e figli, tra datori di lavoro e lavoratori, e di come dovevamo indossare l'armatura del cristiano. A un certo punto dice l'oipon. Quindi, ovvero, visto tutto quello che vi ho insegnato prima, visto tutte le cose che vi ho detto prima, allora, l'oipon, visto tutto quello, che cosa dovete fare? Fortificatevi nel Signore. Per cui, mi dai la prossima, Matteo? C'è un altro esempio in Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto 1. Del resto, l'oipon, fratelli, avete imparato da noi il modo in cui dovete comportarvi e piacere a Dio. E già è così che vi comportate. Vi preghiamo e vi esortiamo nel Signore Gesù a progredire sempre di più. Per cui l'oipon, ovvero, visto tutto quello che avete imparato prima, visto tutto quello che avete imparato prima, questo è quello che dovete fare. Qui Paolo dice, non fermatevi alle prime cose, nel senso, quando credete di aver capito tutto, non vi fermate lì. L'oipon, quindi, del resto, continuate a progredire nella fede, non vi fermate. Perciò, se leggiamo così il versetto di Filippesi 4, Paolo sta dicendo, visto che vi ho fatto vedere che potete avere gioia, potete essere gentili, potete essere calmi, allora l'oipon, e inizia tutta una serie di cose, tutte le cose che debbono riempire la nostra mente. Ora, la nostra mente è sempre piena di tanta roba. Paolo ci dice, buttate via quelle, buttate tutte quelle cose che ci sono lì dentro, date uno sfratto immediato agli inquilini indesiderati che sono dentro la vostra mente, e fate vedere degli inquilini che siano desiderati, quelli che vi servono per essere perspicaci, per avere il microscopio di Dio per vedere le cose. Prima parola. Tutte le cose vere. Discutevo ieri a cena che il computer ha deciso di fare dei segni strani invece del greco, per cui, ma tanto voi il greco non lo conoscete, per cui che vi importa? Comunque quello dovrebbe essere più o meno il greco di Aletes. E Paolo l'aveva già usato nel versetto di Romani, anche in altri posti. Romani 3, versetto 4. Anzi, sia Dio riconosciuto veritiero, Aletes, e ogni uomo bugiardo, come è scritto, affinché tu sia riconosciuto giusto nelle tue parole e trionfi quando sei giudicato. Ora, chi è per Paolo l'unico che sia veritiero in questo versetto? Dio. L'unico veritiero è Dio. Tutto il resto è fuffa, è aria fritta, è, per dirlo con le parole di Ecclesiaste, un correre dietro il vento. Anche perché Geremia dice, mi dai la prossima, Matteo? Geremia 17, versetto 9. Il cuore è ingannevole, più di ogni altra cosa, è insanabilmente maligno. Chi potrà conoscerlo? Il tuo cuore, il mio cuore, non dice sempre il vero, anzi, non dice quasi mai il vero. E non guarisce, mi dai la prossima? Qui è Giovanni, è Gesù che parla. Giovanni 8, versetto 44, voi siete figli del diavolo. Quando dice il falso, parla di quel che è suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. Quando mente, parla la sua lingua madre. Quindi, se non puoi fidarti del tuo cuore, di chi ti puoi fidare? Non puoi sempre fidarti del cuore tuo per sapere la verità, neppure quando pensi che sia un'idea luminosa, come dice Paolo in Seconda Corinzi. Seconda Corinzi versetti 11-14, non c'è da meravigliarsi, perché anche Satana si traveste da angelo di luce. Lo schema di Satana è sempre questo, far sembrare, per ingannare gli eletti, far sembrare che è una cosa, wow, che bella cosa, e invece è buio, è tenebre. Per cui qui Paolo dice, l'oipon, dunque, date lo sfratto nella vostra mente a tutte le bugie di Satana, e riempitele con che cosa?
con la verità, aletes, con la verità che è presso Dio. Seconda parola. Tutto ciò che è nobile, nobile è semnos. Paolo già aveva nominato semnos in una lettera a Tito dove dava istruzioni di come dovevano essere le persone in chiesa. Tito, versetto 1 e 2 del capitolo 2. Ma tu esponi le cose che sono conformi alla sana dottrina. I vecchi siano sobri, dignitosi, semnos, assennati, sani nella fede, nell'amore e nella pazienza. Ora, semnos viene da un verbo greco che è sebomai, che significa adorare, essere devoti a. Paolo sta dicendo che nella nostra mente noi dobbiamo, ci devono stare solamente le cose di fronte a cui ognuno dovrebbe inginocchiarsi. Tu nella tua mente devono esserci dei pensieri davanti a cui le persone dicono wow, ma questa è una cosa buona, io mi inginocchio, io l'adori, questa mi piace, questa è quella che sto cercando. E dobbiamo dare lo sfratto a tutte le cose che gli altri non vorrebbero adorare e che nemmeno noi dovremmo adorare, per fare tutte quelle, per mettere dentro tutte quelle a cui davanti qualsiasi persona dovrebbe inchinarsi e dire questa è una cosa giusta e questa io l'approvo. Quarta parola. Tutte le cose giuste di Caios. Ora qui quando dice giuste Paolo non sta pensando alle cose esatte, nel senso giusto, sì, è giusto e sbagliato, no no, qui sta pensando alle cose corrette da fare. Nel versetto di Matteo c'è l'esempio di Giuseppe che dice, Matteo 1 versetto 19, Giuseppe suo marito che era un uomo giusto di Caios e non voleva esporla all'infamia, si propose di lasciarla segretamente. Oppure il padrone della vigna nella parabola di Gesù, Matteo 20 al versetto 4, e disse loro andate anche voi nella vigna e vi darò tutto ciò che è giusto di Caios. Oppure quelli a cui sta pensando Gesù quando parla con i farisei e gli scribi in Matteo 23 e 28, così anche voi fuori sembrate giusti di Caios alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia. Allora, che cosa significa secondo questi versetti essere giusti? Secondo questi versetti essere giusti significa agire con grazia, come ha fatto Giuseppe verso Maria, essere inaspettatamente generosi come il proprietario della vigna e avere, come dice Gesù, un cambiamento dentro e fuori piuttosto che un cambiamento soltanto fuori, come facevano i farisei. Allora, Paolo che cosa fa in Filippesi 4? Afferma che dobbiamo dare lo sfratto nella nostra mente a tutto ciò che non ci fa agire con grazia. Tutte le cose che non ci fanno agire con grazia le dobbiamo buttare via. Tutte le cose che ci fanno, tutti i pensieri che non ci fanno essere generosi, li dobbiamo buttare via. Tutte le cose che ci impediscono di essere così e che ci mettono una barriera tra noi e gli altri, le dobbiamo far fuori. In una sola frase Paolo ci chiede di vivere la grazia di Dio quotidianamente, non soltanto una volta a settimana quando veniamo in chiesa. Quinta parola, tutte le cose pure. Agnos. Paolo aveva usato questa parola in Seconda Corinzi, versetto 2 del capitolo 11. Dice così, io infatti sono geloso di voi, della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati ad un unico sposo per presentarvi come una casta, agnos, vergine a Cristo. Ma temo che il serpente, che come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così le vostre menti verranno corrotte e sviate dalla semplicità e dalla purezza, agnotetos, che è sempre proveniente dalla stessa parola, nei riguardi di Cristo. Il desiderio di Paolo per quelli che aveva discepolato era di presentarli puri a Dio, li voleva presentare puri. E il suo timore era che ci fosse qualcuno, Satana, che quella purezza la voleva far scomparire per non farli comparire puri. Ah, un attimo, ho detto puri, non perfetti. Ho detto puri,
non senza errori, ho detto puri, non senza peccato. Allora come faccio io a essere non perfetto, non senza errori, non senza peccato e essere puro? Lì è intervenuto Cristo. Se sei in Cristo, e sicuramente non sei una persona perfetta, non sei una persona senza errori e non sei una persona senza peccato, sei senza colpa. Perché? Perché Gesù ha coperto, ti ha reso puro, ti ha reso pura, perché Cristo si è accollato sulla croce i tuoi peccati pur di renderti puro. Ora, che cosa dice Paolo? Quando tu fai un passo fuori da Cristo, che cosa fai? Ti allontani dalla fonte che ti dà la purezza. La purezza è se tu stai in Cristo. Se tu, finché tu stai in Cristo, sei puro, anche se continui a peccare, perché Cristo gli ha coperti i tuoi peccati. Se tu ti allontani, la purezza va via e tu non sei più puro davanti agli occhi di Dio. Nell'Antico Testamento, quando si facevano i sacrifici al Tempio, non c'era niente che poteva entrare nel Tempio, che fosse uomo, animale o cosa che non fosse pura. Perché una cosa pura, impura, non poteva stare davanti all'immagine di Dio. Per cui c'era tutta una serie di abluzioni, lavaggi, lavacri, cose, riti strani, per rendere pure le cose. Anche un coltello doveva essere purificato per entrare nel Tempio. Nei templi, nelle sinagoghe, ancora è così. Gli strumenti vengono purificati per fare il servizio all'interno della sinagoga. E allora soltanto dopo questo sarebbe stato presentabile a Dio. Paolo qui non ci sta chiedendo di lavare quello che pensiamo. Dice, vabbè, date una lavata a quello che avete nella testa. No, Paolo ci dice, cambiate completamente i vostri pensieri con quelli usuali. Di avere pensieri che dovete avere pensieri che spingano a entrare e rimanere sotto la purezza di Cristo. Di essere sul serio differenti da quello che quotidianamente viviamo, di essere puri. Questo significa cancellare gran parte delle immagini che scorrono nella nostra mente, circa il sesso, circa il potere e circa il denaro. E forse questa è una delle cose nella nostra cultura e società delle cose più difficili da fare, perché noi viviamo in un'epoca visiva dove tutto quanto entra dai nostri cinque sensi e soprattutto dagli occhi, e dobbiamo dare sfratto a tutte le immagini che quotidianamente vediamo tramite la TV, gli smartphone, i tablet, i computer. È una sfida, e forse la sfida più grande in quest'epoca visiva. Ma necessaria, secondo Paolo, è necessario cancellare e sostituire quelle immagini e quei pensieri che risiedono nella nostra mente, perché se quelle immagini risiedono nella nostra mente, saranno capaci di influenzare il nostro comportamento e non sarà più sotto la purezza di Cristo. Sesta parola, tutte le cose amabili, prosfiles. Allora, questo adesso... Questo è un apax legomenon. Ora dice che è questa parolaccia, ma hai bestemmiato. Apax legomenon significa una parola che nella Bibbia c'è soltanto una volta. Questa parola c'è solo questa volta nella Bibbia. È un termine usato soltanto qui. Allora, come si fa normalmente per capire realmente la natura di questa parola? La dobbiamo andare a cercare il concetto che esprime nelle parole della Bibbia che sono simili e che sono derivate da questi. Allora, la parola greca prospiles è composta da pros, che significa verso l'alto, e philes, che significa amore. Verso l'alto, amore. Per cui significa, prospiles significa estendere l'amore verso l'alto. Già c'è un concetto di estendere l'amore verso qualche cosa che è in alto, chiaramente in alto non c'è il soffitto, ma c'è qualche cos'altro.
Più di una volta vi ho parlato delle sette parole che sono contenute nella Bibbia per descrivere l'amore, soprattutto nel Nuovo Testamento. C'è l'amore eros, che è l'amore erotico, l'amore quello sensuale tra un marito e una moglie, c'è l'amore ludus, che è quello giocoso del divertimento, c'è l'amore storge, che è quello incondizionato di un padre e di una madre verso i figli, c'è l'amore brutto, philautia, che è l'amore per se stessi, quello è l'amore egoistico, è un amore brutto. C'è quello pragma, c'è l'amore pragma, che è l'amore di compagnia verso gli altri. E poi ci sono due tipi di amore speciali, che sono quelli di cui parla Gesù, l'amore agape e l'amore fileo. Mi dai la prossima? No, c'è lì sopra, c'è già lì sopra. L'amore agape, Gesù ne parla in Giovanni 15, versetti 13 e 14. Questa è l'ultima cena. E dice: nessuno ha amore, agape, più grande di quello di dare la vita per i propri amici, filos. Voi siete miei amici, filos, se fate le cose che io vi comando. Allora, Paolo ci chiede di prosfiles, di estendere l'amore verso gli altri. Noi dobbiamo estendere l'amore verso gli altri, dare lo sfratto a tutti i pensieri cattivi verso gli altri e di far abitare nella nostra mente lo stesso amore, la stessa amicizia che abbiamo per Gesù. Quello è quello che deve abitare nella nostra mente. Dobbiamo scacciare tutte le cose brutte che pensiamo sugli altri e dobbiamo estendere questo amore prosfiles, questo amore verso gli altri, nella stessa maniera che abbiamo per Gesù. Settima parola, tutte le cose di buona fama, eufemos, eu che significa bello, bello. Anche questa è una pars legomenon, cioè una parola usata soltanto qui nel Nuovo Testamento. Eufemos è composto da eu, che significa buona, e feme, che significa fama, semplicemente. Versetto di Luca 4, versetto 14, Gesù nella potenza dello Spirito se ne tornò in Galilea e la sua fama, feme, si sparse per tutta la regione. Allora, Paolo chiede di dare lo sfratto a tutto ciò che non abbia la stessa fama di Gesù. Se c'è qualche cosa nella nostra mente, nei nostri pensieri, che non ha una fama buona quanto quella di Gesù, dice, beh, quelle cose è meglio che non le tenete nei vostri pensieri. Pensate alle cose per cui era famoso Gesù, pensate quelle devono esserci all'interno della vostra testa, non le altre. Ottava parola, quelle in cui c'è qualche virtù, arete. Arete deriva dal greco arren, che significa, questa è una cosa che ho scoperto, un uomo capace di sollevare un peso. Allora dice, che c'entra fama e virtù? Allora, ce lo spiega Pietro in Seconda Pietro, versetto 3 e 5 del capitolo 1. La sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà mediante la conoscenza di colui che ci ha cambiati con la propria gloria e virtù, arete. Voi per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù, arete, alla virtù la conoscenza, eccetera, eccetera, eccetera. La virtù, dice Pietro, è la forza di sollevare pesi. È una forza che solleva pesi. E quella forza, dice Pietro, la forza arete, è presso Dio. Dio è l'unico che riesce a sollevare pesi, quali? Tutti, perché noi possiamo, sì, il sollevamento pesi, non so quanto sia record, 200 e passa chili, ma Gesù ci ha sollevato di un peso enorme, dalla morte, e quella è una potenza che soltanto Dio ce l'ha. Non ci sono altri che riescono a sollevare pesi così enormi, il peso più grande era quello della morte, e lui l'ha sollevato. E Dio ce ne dà la possibilità di averla gratuitamente, perché Pietro dice, voi che avete quella forza la dovete utilizzare mettendola a disposizione degli altri. Pensa alle cose che fanno una tale impressione nella vita degli altri che non possono fare a meno di vederle, dicendo,
Come ha fatto quello a sollevarsi da quel peso che aveva? Ne parlavamo ieri sera con Lucia e Alessandro, che le persone a un certo momento, quando c'è stato un momento particolare della loro vita, con tutta la truffa della loro casa che hanno subito, le persone l'hanno guardata dicendo: ma come hai fatto? Ma come hai fatto? Io sarei andato qua, sarei andato là, avrei spaccato questo, avrei ammazzato questo, gli avrei bruciato la macchina. E loro hanno detto: l'abbiamo fatto perché il peso l'ha portato il Signore per noi. È quella la forza di te, è quella la forza che vuole Paolo all'interno dei nostri pensieri. Nona. E qualche lode, epainos. Letteralmente epainos non significa soltanto lode, ma significa una lode superiore. Epainos è qualche cosa che non è soltanto lode, ma una lode che va oltre la lode, è superiore alla lode normale. Infatti è composto da epi, su, e aino, che è lode. Paolo dice qui in Romani, versetto 2, versetto 29 del capitolo 2: ma giudeo è colui che lo è interiormente, e la circoncisione è quella del cuore, nello spirito, non nella lettera. Di un tale giudeo la lode, epainos, la lode superiore, proviene non dagli uomini ma da Dio. Paolo dice che se sei circonciso nel cuore, se tu hai letteralmente tagliato via un pezzo non del tuo corpo, non del tuo corpo, ma un pezzo del tuo vecchio io, se tu sei circonciso dentro, non fuori, perché fuori è esternamente, non conta niente, dice che se tu hai tolto un pezzo del tuo vecchio io per far posto all'uomo nuovo in Cristo, solo allora la tua non è una semplice lode, ma è una lode superiore, è una lode che va oltre, è qualcosa per cui Dio stesso ti loda. C'è un problema: sono così? Siamo così? Siamo così soprattutto quando non ci vede nessuno, perché sapete, noi siamo tanto bravi ad essere lodevoli davanti agli altri. Quando siamo soli facciamo cose che non vorrebbero vedere gli altri. Ognuno di noi sa quello che combiniamo o che abbiamo combinato quando nessuno ci vedeva. Paolo sta dicendo che quando tu devi avere una vita per cui Dio, che ti vede in ogni angolo della tua vita, in ogni momento della tua vita, inizia a lodare per quello che stai pensando e che stai facendo. Allora, quali sono i tipi di cose per cui farebbero dire a Dio: io questo lo lodo, ah, io Marco lo lodo per questo, ah, io Giovanni lo lodo per questo, ah, io Speranza la lodo per questo? Perché? Perché fanno le cose, sono tutte le cose che sta dicendo Paolo. Sono tutte quelle le cose per cui Dio arriva a una lode superiore verso Dio, dicendo: ah, queste sono proprio le cose che mi fanno lodare questo mio figlio, queste sono proprio le cose che mi fanno lodare questa mia figlia. E sono tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose dove c'è una buona fama, tutte le cose dove c'è un qualche virtù e tutte le quante le cose degne di lode. Quelle sono le cose per cui Dio ti loda. Se le nostre menti fossero piene di questo tipo di pensieri, Dio ci loderebbe in ogni istante della nostra vita, in ogni istante. E Dio potrebbe fare a meno di doversi ricordare ogni volta, quando combiniamo qualche cosa, che dicendo: ah, non gli posso fare niente perché è coperto dal sangue di mio figlio. Meno male che l'ho coperto dal sangue di mio figlio, perché altrimenti l'avrei fulminato. E invece l'ho coperto col sangue di mio figlio e lo posso lodare lo stesso, anche se sta facendo questo. Perché? Perché io lo lodo tramite il sangue di Gesù. Allora, immagina per un attimo, solo per un attimo, lo so, è difficile, ma immagina se alzandoti la mattina tu ti imponessi ogni mattina di dare lo sfratto a tutto il resto che è nella tua mente e di riempirla di tutto questo, di cose vere, onorevoli, giuste, pure, amabili, di buona fama, virtuose e lodevoli.
come cambierebbe la tua vita? Come cambierebbe la mia? Come cambierebbe la nostra vita negli occhi di chi ci vedono, di chi ci vede? Cambierebbe in maniera radicale. E qui arriviamo all'ultima frase di Paolo. Siano oggetto, logizomai, dei vostri pensieri. Ora, vedete che c'è questa cosa qua, dice perché c'è questa si chiama checklist, no? Perché logizomai in realtà significa fare l'inventario. Questo Paolo lo sa come siamo fatti, Paolo, perché lui sa come è fatto lui stesso, conosce come è fatto, sa che sono cose che non ci vengono automatiche la mattina di riempire la testa. Non è che diciamo vabbè, resettiamo, domani mattina ci avrò la mente piena di tutte queste cose onorevoli, giuste, buone, bla 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 bla. No, le dobbiamo mettere dentro, le dobbiamo inserire nella nostra mente. Dobbiamo fare un inventario di quello che c'è e di quello che non c'è. Dobbiamo fare un inventario di quello che c'è sbagliato e buttarlo via, e quello che non c'è lo dobbiamo aggiungere. Questa, quando io faccio l'inventario del materiale da riordinare al negozio, ho spesso questa checklist. Questa è una delle ultime che ho fatto, un foglio dove scrivo le cose, ci sono elencate tutte le cose che vorrei avere a magazzino, poi vado negli scaffali e dico questo ce l'ho, ok, segno di spunta verde, anche questo ce l'ho, segno di spunta verde, questo manca, cerchio rosso. Sì, anche questo manca, cerchio rosso. E che cosa faccio? Ordino così che posso mettere sugli scaffali le cose che mancano. Paolo ci chiede di fare lo stesso. Paolo ci dice, siano oggetto dei vostri pensieri, fate una lista, fate un elenco, tutte le mattine. Perché? Perché lo dico tutte le mattine? Perché quel verbo, siano oggetto, questo già l'abbiamo detto l'altra volta, è un imperativo in italiano, ma in greco è un imperativo indicativo attivo, che non è soltanto siano oggetto, ma siano oggetto e devono continuare ad essere oggetto, devono essere oggetto adesso e nel futuro. Per cui ogni mattina dobbiamo mettere dentro queste cose. Perché? Perché fratelli e sorelle, quelle cose noi dentro non ce le abbiamo. Siamo alla conclusione. All'inizio ho detto che in Cristo possiamo essere perspicaci. Possiamo guardare con una vista moltiplicata. Possiamo moltiplicare la nostra vista, avere una lente di ingrandimento, un microscopio che ci faccia vedere anche quello che non vediamo, che ci faccia vedere la natura interna atomica della nostra vita, vedere perfettamente in profondità l'essenza delle cose che viviamo. Ora, non importa chi sei, non importa a che punto è la tua fede, non importa se conosci Cristo da un giorno, un mese, un anno, 10 anni, non importa nemmeno se sei un peccatore redento o se sei un peccatore attivo in questo momento, non importa quale sia il tuo background, le tue circostanze, le tue difficoltà attuali, non importa il dolore o la sofferenza, non importa il lutto, la disperazione, i problemi o qualsiasi altra cosa che sta cercando di abbatterti, perché quelle sono tutte cose che cercano di abbattersi e cercano di riempire la tua mente di quelle cose che sono negative e che invece Paolo dice buttale via e riempila la mente con questi. Non importa tutto questo, se sfratti dalla tua mente tutto ciò che non è vero, tutto ciò che non è onorevole, tutto ciò che non è giusto, tutto ciò che non è puro, tutto ciò che non è amabile, tutto ciò che non ha buona fama, tutto ciò che non è virtuoso, tutto ciò che non è lodevole, e invece lo riempi di tutte le cose vere, onorevoli, giuste, pure, amabili, di buona fama, virtuose e lodevoli, se lo farai ogni giorno, vivrai in Cristo, sarai in Cristo, sarai sotto la protezione di Cristo, e così avrai la sua prospettiva. Prima Corinzi, capitolo 2, versetto 16. Infatti, chi ha conosciuto la mente del Signore da poterlo istruire? Ora noi abbiamo la mente di Cristo. Fermiamoci a pregare. Grazie Signore di aver mandato Gesù ad essere
la cosa che ci rende puri. Se tu che hai ascoltato oggi sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che hai ascoltato oggi, prega queste cose insieme a me nel tuo cuore. Signore, io voglio buttare via tutte le immagini e tutti i pensieri negativi dalla mia testa, e lo voglio fare ogni giorno, e voglio riempirmi, voglio essere pieno, voglio essere piena di cose che siano vere, di cose che siano onorevoli, di cose giuste e pure, di cose che siano amabili, di tutte quelle cose che danno una buona fama e dove ci sta qualche virtù, e di tutte le cose che sono lodevoli e per cui tu mi loderesti. Signore, io voglio fare questo perché voglio la tua mente, voglio avere la tua maniera di pensare e di vedere le cose, e voglio che gli altri da fuori vedano non soltanto il mio cambiamento esteriore, ma possano vedere il mio cambiamento interiore, perché tu mi hai lavato, tu mi hai lavata. Tutte queste cose le prego nel tuo santo nome, Signore Gesù. Amen.